alla salute, e la mirosa mia che sei scusa, e cumarella me cancio su giù, dice una che pareva una loma. Già, il vino non l'avevo dimenticato. Nell'ultima puntata del nostro viaggio nell'altra Campania parleremo esclusivamente di vino. Ma a differenza della canzone di Bovio che brinda a un amore perduto, noi alziamo i calici a un amore ritrovato. Negli ultimi 20 anni, infatti, i vini campani hanno riconquistato l'attenzione dei mercati e la stima degli intenditori. Beh, vogliamo capire perché. Scusate la presunzione, ma questa volta mi sono scelto anch'io un Virgilio. Paolo De Cristofaro, responsabile della guida dei vini per la Campania del Gambero Rosso. Paolo, questa è la regione che vanta uno dei primi vini della storia, se non il primo, il Falerno. Perché allora parliamo di giovinezza dei vini campani? Il vino campano ha una storia antica e gloriosa, senza dubbio, ed è una storia facilmente documentabile, facilmente rintracciabile. Però è una storia che ha avuto un andamento tutt'altro che lineare, con molti punti di interruzione e molte ripartenze. Quindi è un passato che passa il testimone ad un presente che solo negli ultimi 20 anni ha trovato una massa critica di aziende e di protagonisti in grado di costituirla come un vero e proprio distretto vitivinicolo multiforme. Fino agli anni 80 le aziende in Campania erano 20, 30, forse 40, oggi sono 400. Come si spiega questa proliferazione, in negativo o in positivo? Beh, direi tutte e due. La crescita del numero di aziende in Campania è avvenuta con un trend che forse non ha precedenti nel resto d'Italia. E da una parte si inserisce sicuramente in una tendenza più generale, quella che dopo lo scandalo del metanolo ha visto tante nuove realtà affacciarsi sui mercati in una vocazione altamente qualitativa. Dall'altra parte è anche una nascita di aziende per necessità, soprattutto ci riferiamo a quei piccoli viticoltori che fondavano storicamente il proprio reddito sulla coltivazione delle uve e la vendita alle grandi realtà del territorio e che a seguito di numerosi momenti in cui il prezzo delle uve è andato giù si sono trovati costretti a creare una propria azienda, a trasformare il proprio prodotto, ad imbottigliare con un proprio marchio. Ma dal tuo punto di vista, qual è il punto di forza della Campania nel bicchiere? Senza dubbio la straordinaria variabilità di situazioni, di clima, di esperienze, di sensibilità, di vitigni, perché non dimentichiamo che la Campania da sola vede censiti un numero di vitigni autoctoni superiori all'intera Francia. Addirittura? È così. Senti, a questo punto fai davvero Virgilio, portami a vedere qualche esempio, va bene? Andiamo. Paolo De Cristofaro mi ha portato nella cantina di Mastro Berardino, l'azienda che per prima ha lanciato nel mondo il prodotto campano. Piero Mastro Berardino è l'erede di un piccolo regno vitivinicolo. Mastro Berardino, perché a Tripalda e l'Irpinia è considerata la capitale enologica della Campania? Il successo di un territorio nel vino, come in altre attività, è legato da un lato all'iniziativa degli uomini, dall'altro lato a caratteristiche strutturali dell'ambiente. Le risorse di questa terra, il Fiano, il Greco, il Taurasi, sono dei grandi vini storici, classici, da vitigni particolarmente pregiati e nobili, come appunto il Fiano, il Greco e l'Aglianico, che è l'uva di base per la produzione del Taurasi,
E quindi questa combinazione, questa miscela ha fatto sì che negli anni la grande classicità di questi vini avesse il successo che poi ha fatto un po' da traino per tutta la enologia meridionale, non solo campana. Senta, lei parla di successo, ovviamente i vini che ha citato sono tutti vini pregiati. Ecco, il mercato del vino pregiato oggi sembra ancora lontano dal grande pubblico, o no? È un processo in atto di avvicinamento del grande pubblico ai vini pregiati, che passa da un lato per una maggiore accessibilità dei vini, perché oggi i vini sono di grande pregio, di grande qualità in tutti i segmenti di consumo e sono anche un po' più accessibili in termini di prezzo rispetto a ieri, perché anche le aziende si sono rese conto che il consumatore deve essere vicino al messaggio del vino e il consumatore è più esigente ed ha anche più scelte. Quindi naturalmente questo ha fatto sì che si generasse piano piano un processo, diciamo, di maggiore amicizia e propensione verso il mondo dei consumatori. Le sue sono belle parole, però se io vado al ristorante e chiedo un Taurasi me lo fanno pagare l'ira di Dio. E qui c'è un problema anche di canale distributivo che a volte, per effetto di alcuni passaggi di mano in mano dei vini, per effetto delle intermediazioni commerciali, può arrivare a valle con dei prezzi notevolmente diversi rispetto ai prezzi che si spuntano alla produzione. Quindi in cantina sicuramente quelle quotazioni non ci sono, però il canale distributivo produce anche questi effetti. Sarebbe importante riuscire a razionalizzare anche queste fasi in maniera tale da recuperare efficienza lungo il canale a tutto beneficio del consumatore, ma non solo del consumatore, ma di tutta quanta la filiera che vive e lavora sul vino. Senta, mi deve togliere una curiosità. In un supermercato a Milano ho acquistato una bottiglia di Lacrima Christi, che è un vostro vino. Sì. Naturalmente mi sono fidato della scritta Mastro Berardino. Poi a casa ho letto l'annata, 2005. Io so che i vini bianchi durano poco. No, anche questa è una leggenda un po' da sfatare, perché ci sono dei vini bianchi, e in particolare i vini bianchi della Campania hanno questa caratteristica di essere atti a lunghi affinamenti. Forse il monarca di questo è il Fiano, ma tutti i nostri vitigni a frutto bianco hanno questa capacità di affinare negli anni. A seconda delle varietà possono affinare da 10 anche fino a 20 anni. Addirittura. E anche oltre i 20 anni, sì, nelle grandi annate. Qui siamo di fronte ad alcune bottiglie che sono archeologia, sono memoria, sono storia, Taurasi del 1928, del 1934. Eppure parliamo della Campania come una regione giovanissima da un punto di vista di distretto vitivinicolo. Come si armonizza questo passato e questo presente oggi? La Campania è una terra di grandi menti, grandi individualità, di grandi capacità di visione, di sguardo proteso al futuro e a volte poco di sistema, e quindi forse i primi passi verso una logica di movimento del vino si stanno muovendo in questi anni, e quindi da questo punto di vista è un movimento giovane, dal punto di vista delle radici è la culla della cultura enoica per il mondo intero, perché il mondo del vino è passato di qua.